Se il mondo finisse, io ti chiamerei. E tu avresti l'aria distratta, una sigaretta in bocca e altro per la testa. Barberini è un progetto che è nato da una decina di pezzi che avevo a casa e che sono rimasti per tanto tempo tra i file del mio computer e che hanno preso poi vita in maniera un po' più ufficiale l'anno scorso. È uscito il mio primo disco a marzo dello scorso anno. È un disco di cantautorato, tra il cantautorato e il dream pop, direi. L'ho suonato soprattutto a Roma, devo dire, l'anno scorso. E ora sto lavorando al secondo disco che dovrebbe uscire a fine anno, insomma dopo l'estate. Ma io di lavoro faccio tutt'altro, faccio la pubblicitaria, quindi ho lavorato per vari anni in agenzie di pubblicità e ora da poco riesco a lavorare da freelance, quindi da casa, e ho più tempo insomma per fare altro, per dedicarmi appunto alla musica che per me almeno al momento, come immagino per molti, è difficile farlo come primo lavoro. Penso che sia un po' una questione, una grande questione della musica al momento, almeno nel piccolo giro. Suonerò per i Tape Lab il 4 marzo all'Auditorium e io ero stata ospite a Web Notte di Repubblica da Sante, quindi poi tramite lui mi ha richiamato ed è un sogno suonare all'Auditorium, penso è un segnale in qualche modo, nel senso che suonare all'Auditorium penso che fino a poco tempo fa era un punto di arrivo in un certo senso, no? Per un musicista o per un cantautore, come anche fare un disco del resto. Quindi invece il fatto che oggi possa essere un punto di partenza è molto bello, è molto stimolante. E il fatto che un'istituzione come l'Auditorium, soprattutto a Roma, apra le porte a realtà che sono insomma di tutt'altro giro, di tutt'altro ambiente, non è scontato, è bello. Insomma, speriamo che sia un segnale di qualcosa, di un'onda lunga. Ma io ultimamente sto ascoltando tantissima musica italiana, dopo un periodo un po' esterofilo sono ritornata ad ascolti italiani perché, non so, ho come l'impressione che il fatto di percepire in modo immediato i testi dia un po' una dimensione ulteriore all'ascolto che mi piace avere e che mi sono forse abituata ad avere ultimamente. Quindi sto un po' riscoprendo sia i grandi cantautori del passato che magari conoscevo più superficialmente, sia di nuovi, insomma, tra cui penso uno dei dischi che ho ascoltato di più lo scorso anno è quello di Alessio Bonomo, La musica non esiste, che trovo di una bellezza, di una poesia vera e rara. Ma per Roma musicalmente è un bel momento sicuramente, è un momento molto vivace, è un bel momento sicuramente. Retape fa anche parte insomma di questo periodo positivo e speriamo che venga colto insomma dalla città e anche dal resto d'Italia come un segnale positivo per Roma che possa poi espandersi anche altrove. Sarà una bella serata, saremo in tre sul palco insieme a Filippo Dottor Panico e Marco Mirk, presenteremo anche un anticipo del nuovo disco, qualche cover, quindi sarà insomma una serata divertente, spero bella per tutti.